Benvenuti ragazzi in questa nuova serie di video tutorial targata HPV for Learning. Oggi un argomento semplice, conciso, intuitivo e veloce, esattamente come sono i comandi da tastiera, ovvero le shortcut. Andiamo subito a vedere le top 5. Prima di tutto, cosa fondamentale, andiamo a capire dove è possibile vedere tutte quante le shortcut del programma. Come vedete, quando aprite una finestra, sulla destra di ogni azione vi è comunque dei simboli con delle lettere. Ecco, questi non sono altro che i comandi da tastiera, le shortcut. Andiamo a vedere dov'è il pannello che comanda queste shortcut. Premiamo sulla scritta di Premiere Pro e arriviamo a scelte rapide da tastiera. Come vedete c'è la possibilità anche di eseguire lo shortcut. Quindi andiamo ad imparare il nostro primo shortcut, che non è altro che Option Command K, e eccoci direttamente al nostro pannello. Come vedete, in questo pannello è possibile andare a visualizzare tutti quanti quelli che sono i comandi rapidi da tastiera e anche, cosa fondamentale, andarli a personalizzare. Se volete vedere come personalizzare e creare nuovi shortcut, scrivetecelo che sicuramente provvederemo a realizzarne una puntata. Ok, andiamo subito a vedere la seconda shortcut, che ci tornerà davvero un sacco utile. Per copiare le nostre clip abbiamo mille modi per farlo. Andiamo a vedere subito qual è quello tradizionale. Andiamo su Modifica, Copia. Una volta aver selezionato l'area in cui vogliamo copiare, andiamo su Modifica, Incolla. E avremo copiato la nostra clip. Ovviamente questo procedimento è molto macchinoso. Andiamo a vedere già da subito nel pannello Modifica cosa ci viene consigliato. Per copiare Command C, per incollare Command V. E questo è il primo shortcut. C'è un altro shortcut però che non è molto conosciuto e che secondo me rende ancora più immediato questo processo, ovvero teniamo premuto il nostro tasto Option, trasciniamo la clip e, come vedete, abbiamo creato immediatamente una copia della nostra clip. Oppure, sempre lo stesso tasto, teniamo premuto, trasciniamo verso l'alto e, come vedete, abbiamo creato una copia. E così sarà facilissimo creare innumerevoli copie delle nostre clip. Ok, la shortcut è la funzione essenziale per velocizzare i processi lavorativi. Bene, sono sicuro che questo video voi lo starete visualizzando a velocità 1x o per 2. Ecco, questa funzione è fondamentale per riuscire a fruire più contenuti possibili in meno tempo. Anche su Premiere c'è questa possibilità. Perché dobbiamo montare i nostri video guardandoli a velocità normale? Sarebbe una perdita di tempo, assolutamente, quando si montano delle interviste, ad esempio. Quindi ecco che ci viene in aiuto la prossima shortcut, ovvero L. Premendo L, infatti, il programma inizierà a riprodurre il nostro video. E ogni volta che premiamo L, il nostro video aumenterà di velocità. Fino ad arrivare, ovviamente, a non essere più supportato dal computer stesso. Comunque, premendo L più volte, velocemente una dopo l'altra, avremo la possibilità di aumentare la velocità dei nostri playback. E se invece volessimo guardare le clip all'indietro? Beh, in questo caso c'è l'altra shortcut, che è J, e vi permette di fare la stessa cosa di L, semplicemente al contrario. Quindi premendo più volte andremo a fare la preview inversa, sempre a velocità maggiore. E arriviamo al comando per eccellenza che tutti conoscono, ovvero stiamo lavorando, ci capita di fare un errore, di cancellare per sbaglio una clip o realizzare un taglio errato, e abbiamo bisogno di tornare indietro. Beh, qua sarebbe fantastico ci fosse anche nella vita Command Z e le nostre azioni verranno annullate. Però vi è un altro comando che è fondamentale, ovvero l'annullo dell'annullo. Sembra assurdo, ma a volte è molto più utile dell'annullo stesso, perché ci capiterà di fare Command Z magari cancellando una serie di comandi, ma arrivare così tanto indietro magari di aver perso un processo lavorativo molto importante e molto utile. Ecco che entra in aiuto il comando Command Shift Z. Come vedete, abbiamo annullato il nostro Command Z. Per questa puntata è tutto. Continuate a seguirci, iscrivetevi al canale di HPV for Learning, mettete mi piace, salvate il video tra i preferiti, perché sicuramente arriveranno altre nozioni importantissime e utilissime e soprattutto fondamentali per diventare ultra veloci con Premiere Pro. Ci vediamo con i prossimi shortcut.